Devo ancora capire se è una fortuna o una sfiga il fatto che quando faccio l'autostop i primi a raccattarmi sono sempre i motorini. Oggi è un grande giorno, epico, direi. E luce fu. Ci manca solo cappello e gli occhiali. Allora, la situazione è questa. Per chi non lo sapesse, sto viaggiando in sud-est asiatico ormai da 4 mesi. Mi manca l'ultima destinazione, che è Hanoi, la capitale del Vietnam. E il Vietnam lo stavo viaggiando in moto, finché la moto non è morta, non si è schiattata. Quindi adesso mi trovo in un hotel di fortuna, su una strada nel nulla. E quindi oggi tenteremo di fare gli ultimi 200 km per arrivare alla meta finale di questo viaggio, a noi. E come si fa? Bei cazzi. Zainetto in spalla. Vamonos. Paghiamo, paghiamo. Mi è venuta un'idea ieri sera. Adesso la contempliamo. Allora, Hanoi dista 200 km e per andarci ho deciso di provare a fare l'autostop in Vietnam, mai fatto in vita mia. La città più vicina si chiama Than Hoa, che dista. Quindi. Vediamo cosa succede. Oh, vamonos! Si comincia, vecchi tempi! A noi! Sì, allora! Si è fermata questa signora, ma non sto capendo niente. Non capisco. Ma tu sei un eroe! Non ho mai visto una cosa del genere. Ah, si è fermata una signora. Ok. È una follia. Io devo ancora capire se è una fortuna o una sfiga il fatto che quando faccio l'autostop i primi a raccattarmi sono sempre i motorini. Che roba! La signora di prima non sono andato perché voleva dei soldi. Qua non ci sta un euro. Sono su un motorino con una dolce fanciulla adesso, in questo momento. E che volete che vi dica? Questa è la vita. Un'ora così. Wow. Cioè, tra motorini e ventilatori, qui sono la cosa più facile che hanno potuto mettere su un motorino. E io che mi preoccupavo, dicevo: guarda, c'ho lo zaino pesante. E lei faceva: no, non ti preoccupare, sali, sali. Ripeto, sono la cosa più semplice da mettere su un motorino. Ci siamo fermati qui. Evidentemente è una sosta tecnica. Da notare che lei ha la tuta più tech del mondo. E queste qua le usano per il sole. Tutti quanti i motorino hanno queste tute che coprono tutto il corpo per il sole. E la cosa figa in Vietnam è che ci sono un sacco di posti dove voi venite, potete prendervi qualcosa da bere e poi vi mettete qui nella pace totale dei sensi. Wow. Sudato in una maniera incredibile di prassi. Questa qui dovrebbe essere acqua di cocco. È acqua di cocco, ci voleva proprio. Cheers con l'acqua di cocco. Abbiamo finito, lei si è completamente coperta di nuovo. Che compagna di viaggio! A 30 all'ora sul motorino. Non arriviamo più, però va bene. Pensavo mi stesse abbandonando. Vamonos!
Comunque a più di 30/40 all'ora non va. Un'andatura da MotoGP. Thank you so much. Hi. Bene. Mi ha abbandonato. Cioè, mi sta abbandonando. Qui, su una strada che dovrebbe portare ad Hanoi. Più precisamente, quella strada lì, con precisione, sono 160 km per Hanoi. Però prima voglio un attimo mangiare qualcosa. Il cibo non l'abbiamo trovato, non mi sembra si possa mangiare niente di decente. Però abbiamo trovato una penna. A noi. Per la direzione? Ok. A quanto pare questa dovrebbe essere la direzione giusta. È un punto strategico perché è un semaforo e passano un sacco di macchine. Dobbiamo soltanto alzare il pollicino. Wow. Non ci credo! Hello! Il mio sogno è sempre stato quello di salire su un camion in Vietnam.